Onda VFR 1002 è la protagonista di questa nuova puntata di Compra la Usata, un modello che arrivò nel 2009 come vera e propria bandiera tecnologica della casa di Tokyo. Ve lo diciamo subito, non ebbe il successo di vendite che meritava, anche per colpa della sua estetica molto particolare, ma chi l'ha guidata l'ha ancora nel cuore. Seguiteci e vi spieghiamo il perché. Honda VFR 1002F è stata un'indiscussa regina della tecnologia su due ruote, vero specchio riflesso di tutta l'elettronica e il know-how che alla fine del primo decennio degli anni 2000 supportava gli automobilisti. Non a caso c'era anche la versione DCT con cambio automatico a doppia frizione. Fu apripista di un nuovo genere di moto, unione tra naked, super sport e sport tourer. Difficile da inquadrare perché sportiva vera con i suoi 172 cavalli e 129 Nm di coppia e la frizione anti-saltellamento, perché è comoda, tremendamente comoda, quindi amante dei viaggi a lunghissimo raggio. Cercandola in rete ci sono modelli che hanno macinato tranquillamente anche oltre i 200.000 km senza riscontrare problemi. Come detto, non fu una delle moto più vendute, ma si trovano facilmente in rete a prezzi anche davvero affare sotto i 5.000 euro. Cifra che, vista la bontà di questo progetto e il fatto che mamma Honda in termini di affidabilità resta il riferimento, rendono il VFR 1002 uno degli affari migliori che si possano fare se parliamo di moto belle, bellissime da guidare. Per la sesta generazione di VFR, fatta in Giappone ma voluta per il mercato europeo, non poteva mancare la dote del collaudato V4 che da 30 anni buoni la casa giapponese portava avanti con successo anche nel mondo delle corse. Rimane lo schema del 4 cilindri a V, cambia tutto il resto. Sul 1002 l'angolo che separa i cilindri è di 76 gradi, non più 90 come per i precedenti, e gode di soluzioni derivate direttamente dalle potenti MotoGP RC 211V di allora. Proprio la disposizione dei cilindri porta in avanti i due laterali, vicini all'indietro i centrali, per snellire e rendere la zona centrale della moto più sottile e comoda. E ancora i perni di biella sfalsati di 28 gradi e drive-by-wire, il comando elettronico che comunica con la manopola del gas ed il corpo farfallato. Se state valutando un modello, chiedete se sia stato fatto l'aggiornamento della sua centralina, rilasciato nel 2013, perché migliorò non poco sia le prestazioni sia i consumi. Lato richiami ufficiali, occhio ai modelli prodotti tra luglio 2009 e febbraio 2010, perché furono oggetto di richiamo per un problema legato ad una possibile ostruzione del condotto di lubrificazione dell'albero motore dovuto a delle piccolissime particelle di alluminio causate dalla lavorazione. Un richiamo questo che ad onor del vero riguardò un lotto di 165 moto vendute in Italia e fu più un eccesso di zelo da parte di una casa che ha sempre fatto della qualità costruttiva il suo credo. A titolo di cronaca, solo su due unità ci furono effettivi problemi e venne sostituito il motore in garanzia. Erogazione fluida come davvero riescono a dare poche, piene e lineare, da stupire anche il motociclista più scettico. Tutto nuovo anche il cardano, novità assoluta per la famiglia VFR. Lo noti solamente quando si guarda la moto, perché una volta partiti ruoti la manopola del gas e neanche te ne accorgi, perché è giunto viscoso all'interno del forcellone, che è monobraccio, perché il perno del forcellone è sfalsato rispetto alla trasmissione. E poi la distribuzione Unicam, unico albero in testa, altro brevetto degli oltre 20 che vantava questa moto targata Honda. Tornando ai richiami ufficiali, la trasmissione finale fu l'unico vero problema che riguardò tutte le moto prodotte tra settembre 2009 e luglio 2015, praticamente tutto il periodo di produzione. Coinvolse quasi 3500 moto e riguardò la possibile rottura della crociera dell'albero cardanico con campagna che iniziò nel 2015. Attenzione quindi, controllate bene che la moto che state valutando sia stata correttamente controllata sotto questo aspetto. Se poi parliamo di forme, a prescindere dalle sue linee, anche qui non mancano i contenuti tecnologici. La carena a doppio strato permette di creare convogliatori di flusso capaci di migliorare protezione aerodinamica e dissipare meglio il calore. E anche questo era un aspetto derivato direttamente dal mondo della MotoGP. Le gambe si inseriscono perfettamente quando si è in sella alla moto e i piedi arrivano facili a terra, anche per chi, come noi, non ha grandi leve nelle gambe.
In sella al VFR 1002F la vita è comoda da pura sportura, le vibrazioni sono ridotte al minimo e la sella termoformata sorprende alla grande in termini di comodità. Nessun fastidio anche dopo gli oltre 400 km percorsi durante il nostro test, quasi da record. La moto è tutta avanti, da sportiva di razza, baricentro molto spostato verso il basso e forcella con steli da 43 mm. A contarli sono 267 i suoi chilogrammi di peso, ma salvo le classiche manovre da fermo, l'agilità di questa moto è da riferimento. Fulmina nel misto, rapidissima nei cambi di direzione. L'avantreno trasmette grande solidità e il motore è tutto da godere ad ogni regime e non per ultimo nell'inconfondibile sound. Sorprende la bontà della trasmissione a cardano, l'azione frenante decisa e sicura grazie al doppio disco flottante da 320 mm, morso da pinze radiali a 6 pistoncini contrapposti, con l'ormai immancabile ABS e sistema di frenata combinata. Per ultimo parliamo della sua versione DCT, un sistema che ancora oggi, dopo tanti anni, non ha riscontrato particolari problemi, previa chiaramente la sua corretta manutenzione ordinaria. Questo meccanismo utilizzava lo stesso cambio meccanico della versione F, impreziosito però del controllo elettroidraulico e la gestione elettronica. Le frizioni sono due, una per le marce pari, una per le dispari, e sono azionate tramite due valvole a solenoide. Il resto, ovvero il sistema di ingranaggi, non varia dal tradizionale a denti dritti. Spariva la leva della frizione e si aggiungeva il freno di stazionamento perché a moto spenta il sistema staccava la frizione, ottima nel caso di guasti o batteria che ci lascia a terra o semplicemente per le manovre a motore fermo. Il peso invece aumenta ma in modo contenuto, si parla di circa 9 kg distribuiti comunque molto vicini al baricentro, con il risultato di essere praticamente ininfluenti nella dinamica della moto. Come va questo sistema? Globalmente bene, 10 lode in rapidità di innesto è cambiata e questo stupisce sul serio. Nella modalità automatica ha una doppia opzione D ed S e si dimostrano studiate secondo due logiche diverse. La prima, drive, cerca subito la marcia alta, rispetta i consumi, vero, ma quando si viaggia a basse velocità si rivela un po' indecisa nella scelta del rapporto da inserire, lasciando in sottosfondo un leggero rumore provocato dal cambio di marcia frequente. Volendo c'è anche la modalità manuale con il comando sul manubrio. Via le logiche preconfezionate di cambiata e totale libertà di godere tutta la potenza del motore. Quando si scala in questo caso però si perde un po' il freno motore, perché per effetto del blipping il motore adegua il numero di giri alzandolo. Insomma, si guida di più con la leva destra in mano. Il comportamento della moto è più neutro grazie ai cambi di assetto praticamente nulli nei cambi di marcia, altro aspetto che migliora il feeling globale della moto. In conclusione possiamo dire che l'unico vero limite di questo modello fu il suo design troppo avanti rispetto ai suoi tempi. Se cercate una compagna di viaggio instancabile diversa dalle cugine con il manubrio alto, resta la scelta migliore da fare sotto tanti punti di vista. Dal piacere di guida alla manutenzione ridotta, dalla qualità costruttiva al suo quasi imbattibile rapporto qualità-prezzo che potete trovare tra le moto oggi fuori produzione.